le istituzioni non devono attendere la prossima telefonata degli incendi, devono lavorare per la prevenzione. Ecco, progetti di prevenzione. Il popolo vuole sapere quali progetti per prevenire gli incendi si stanno facendo, perché è importante, è stato stilato anche un programma a livello regionale e vogliamo conoscere, sapere, perché è nostro diritto sapere cosa si sta facendo. È una speranza, credo, un auspicio. Del domani non c'è certezza, l'unica certezza che abbiamo è quella che quello che abbiamo vissuto tristemente con tutti i danni che abbiamo subito. È una giornata importante, spero che possa essere veramente il giorno della speranza. Grazie a Sua Eccellenza il Vescovo che ha avuto veramente l'intelligenza e la lungimiranza di accomunare il dolore di un intero territorio in una giornata altamente simbolica. Sono momenti in cui ci si ritrova proprio per non dimenticare quello che è avvenuto nei nostri territori quest'estate. La Sicilia tutta è stata colpita da grandi eventi incendiari nel corso del 2023. Il nostro territorio ha pagato un prezzo altissimo anche per la vita umana che abbiamo purtroppo dovuto piangere. Serve fare squadra tra le istituzioni, serve che le popolazioni siano collaborative, laddove diciamo anche la cura della proprietà privata è certamente in questo momento anche un dovere civico nei confronti di tutti gli altri. Serve l'intervento dello Stato, serve l'intervento per quanto riguarda noi, soprattutto la regione Sicilia. E dicevo poc'anzi che il Consiglio Comunale di Gratteri insieme all'amministrazione civica hanno approvato un documento comune che abbiamo già trasmesso agli organismi regionali, un documento dove vengono individuate una serie di misure assolutamente necessarie per noi, secondo il nostro modo di vedere, assolutamente necessarie per prevenire quello che è accaduto purtroppo, la tragedia di quest'anno, soprattutto nel mese di settembre. 3.000 piante di olivo per far rinascere queste zone mortificate dalla mano di delinquenti, io oserei soltanto dire. E il segnale che ha voluto dare la CNA è quella di dare un apporto e di vicinanza delle imprese a questi territori.